Viaggio nei segreti del digitale, buongiorno di nuovo a tutti. In questa mattinata, come per mercoledì scorso, giornata di avvio di questa rubrica, in compagnia dell'assessore comunale all'innovazione Francesca De Santis, buongiorno. Buongiorno e bentrovati. E in compagnia del dottor Taranto dell'INSIEL, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, bentrovati a voi. Assessore, abbiamo cominciato la settimana scorsa proprio avviando questo servizio di informazione sui temi del digitale per la cittadinanza. Facciamo un riepilogo, come si dice di solito, della puntata precedente. Certamente, sì, credo sia davvero utile iniziare questa puntata cercando appunto di riepilogare un po' quello che abbiamo trattato nella scorsa puntata e con cui abbiamo iniziato proprio questo viaggio nei segreti del digitale. Nella puntata precedente abbiamo iniziato parlando di SPID, che è un acronimo sia delle lettere che stanno a significare sistema pubblico di identità e di fatto è un'identità digitale che la pubblica amministrazione mette a disposizione di noi cittadini. Quindi è un po' come se fosse la nostra carta d'identità, il nostro passaporto sul web. Perché è utile SPID? Perché invitiamo tutti a fare e a creare il nostro profilo, a creare lo SPID? Perché fornisce a noi cittadini un unico nome utente, un'unica password per poter accedere ai servizi della pubblica amministrazione attraverso il digitale. Abbiamo cercato la scorsa volta di indicarvi il modo per accedere, per creare lo SPID. Dovete andare sul sito governativo speed.gov.it, il sito dell'Agenzia Digitale per l'Italia, su cui troverete i vari identity provider, ossia i gestori abilitati dal governo che possono rilasciare a tutti noi questa identità digitale. La scelta è estremamente libera e può essere fatta a seconda delle proprie esigenze, scegliendo quello che è il gestore che più si confà alle esigenze di ciascuno di noi. Ricordiamoci che ovviamente nel momento in cui si andrà a creare lo SPID dovranno essere forniti dei dati, quindi il nostro nome, il nostro cognome, il numero di cellulare, un indirizzo email valido e che corrisponda a noi stessi, quindi non l'indirizzo magari di un parente, di una sorella o di un amico, ma proprio il nostro indirizzo email, il numero della carta d'identità e del codice fiscale. Pertanto ricordiamoci di verificare prima di fare richiesta di SPID che tutti questi documenti siano in corso di validità, altrimenti non è possibile richiedere la nostra identità digitale. Pertanto i passaggi sono in primo luogo la scelta del gestore che rilascia lo SPID, come vi ho detto è assolutamente libera e in base alle nostre esigenze. In secondo luogo, una volta forniti i dati, vi sarà il momento cruciale, ossia l'identificazione della persona che sta richiedendo lo SPID. È evidente che è necessaria l'identificazione, per quale motivo? Perché il gestore, che in questo caso rilascia lo SPID, essendo una vera e propria identità, essendo la nostra identità sul web, deve accertarsi che la persona che lo sta richiedendo sia effettivamente, insomma, sia verificata, sia effettivamente lei. E per cui ci saranno poi diversi modi per identificarsi, o personalmente recandosi di persona presso l'ufficio preposto del gestore scelto, o attraverso webcam, o attraverso carta d'identità elettronica, attraverso carta nazionale dei servizi o attraverso firma digitale. Vedete, sono molti variegati i metodi di riconoscimento proprio per cercare di venire incontro a tutte quelle che sono le possibili esigenze di noi cittadini. Questo perché? Perché, come abbiamo ricordato, questi metodi devono servire a semplificare e agevolare le nostre vite. Quindi la pubblica amministrazione cerca il più possibile di venirci incontro. Io consiglio vivamente, visto il periodo storico in cui stiamo vivendo, di non recarsi di persona presso l'ufficio preposto, ma di cercare di farlo online. Questo ovviamente per cercare di evitare il più possibile gli assembramenti, considerato il periodo di Covid. Una volta identificati, verrà rilasciato lo SPID e si potrà però scegliere in questo caso il modo di livello di sicurezza appunto che si vorrà per la propria identità digitale. I livelli di sicurezza sono tre: il primo tramite nome utente e password, il secondo tramite nome utente, password ed un codice definito OTP che verrà inviato tramite un'applicazione ad hoc, e un terzo metodo ovviamente per operazioni, come abbiamo spiegato nella scorsa puntata, più complesse, ad esempio la stipula di contratti con la pubblica amministrazione e via dicendo, attraverso ad esempio una smart
card che verrà fornita direttamente dall'identity provider, dal gestore scelto. Ecco, tutto ciò proprio per venire incontro a tutte quelle che possono essere le esigenze del cittadino comune oppure di un lavoratore che si avvicina e si affaccia a quelli che sono i metodi della pubblica amministrazione. Oggi, partendo dallo SPID, poi tratteremo tutti quei servizi a cui è possibile accedere dopo aver fatto appunto un'identità digitale. E qui adesso invece la spiegazione la continuiamo con il dottor Giuseppe Taranto di InSiel, anche attraverso l'aiuto grafico, visivo, meglio dire, delle slide che sono state preparate. Certo, certo. Ci addentriamo nei servizi e ricordiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando e seguendo che c'è un obbligo normativo per cui entro il 28 di questo mese, quindi a pochissimi giorni, tutte le pubbliche amministrazioni devono essere convenzionate con SPID, ovvero devono erogare i propri servizi attraverso SPID. Oggi facciamo una carrellata, partendo per ovvie ragioni dal Comune di Trieste, e vorrei darvi qualche dato che penso possa essere anche interessante. Pensate che nell'ultimo anno i dati dicono che le persone hanno passato, persone mediamente, come dire, frequentanti, no? il mondo del web, passano circa 7 ore al giorno davanti ad un device, cioè che sia un computer, un tablet, uno smartphone. E di queste 7 ore circa un terzo, 2 ore e mezza, sui social, quindi Instagram, Facebook, Twitter. Questo per dire cosa? Che queste persone, che poi sono i cittadini a cui in SIEL, il comune, no? Noi addetti ai lavori ci rivolgiamo, sono abituate a livelli di servizio estremamente sofisticati, estremamente alti. E le grandi piattaforme, no? Facebook, Twitter, Google, Amazon, no? Quelle più note, proprio educano tutti noi come se fossero degli agenti culturali a abitudini, proprio rappresentazioni della realtà, credenze, costumi, cioè proprio sono agenti culturali che ci hanno abituati ad un livello di servizio molto molto alto. E inevitabilmente un ente come il Comune di Trieste non può esimersi dal adeguarsi a quegli standard ed erogare servizi nell'ambito della pubblica amministrazione altrettanto soddisfacenti. Entriamo nel vivo. Partiamo dalla pagina del Comune di Trieste. Esattamente. Ricordiamo che faremo anche una puntata proprio ad hoc sul sito del Comune, però ecco, qui siamo nell'ambito dei certificati online, quindi parliamo del mondo dell'anagrafe, anagrafe, stato civile, e anche qui una piccolissima parentesi: noi lavoriamo insieme al Comune di Trieste per capire anche quali sono le ragioni che più frequentemente inducono i cittadini a recarsi in comune e traduciamo queste esigenze in servizi online, ad esempio con l'ufficio relazioni con il pubblico, no, eccetera. Quindi certificati online, andiamo sul sito del Comune di Trieste che è comune.trieste.it e vedete nel menu in alto la voce aree tematiche. Sì. Si clicca sulla voce anagrafe. Questa qua. Ok, certificati online che lo vedete già evidenziato in rosso e poi accedi subito ai certificati online al centro della pagina. Questo che cosa significa? Che noi andiamo di fatto ad interrogare in tempo reale la banca dati anagrafica del Comune di Trieste. Arriviamo ad un portale a cui Trieste ha aderito, ma aderiscono tutti i comuni della regione, e quindi vedete, basta inserire il comune che ci interessa, che non necessariamente deve essere il comune in cui noi risiediamo. Adesso, nel caso di certificati anagrafici ovviamente sì, però pensate, non so, ad una seconda casa. Certo. Io ho una seconda casa a Grado piuttosto che a Tarvisio, allora magari volessi pagare l'IMU, vado lì, metto Muggia, Grado, Tarvisio, differente e procedo con il pagamento. Quindi continuiamo, abbiamo la possibilità di selezionare il tipo di servizio che sto cercando, si parlava di certificati online, quindi già con certifica vedete che il menu mi restituisce tutte le opzioni possibili, io clicco su certificati online, il servizio mi avvisa che per accedere ho bisogno di SPID, quell'icona sulla destra dello schermo, premo sulla freccia e di fatto entro dentro il servizio. Tutto reindirizzato, diciamo. Prego? Tutto reindirizzato. Esattamente, sì, è una navigazione
guidata, chiaro, per chiaro, ovvie ragioni, che speriamo riduce sostanzialmente a zero il margine di errore, no? Quindi le opzioni sono talmente limitate che una persona non dovrebbe sbagliare. E entriamo con Speed, come abbiamo detto la volta precedente e come ha ricordato l'assessore, compaiono tutti i gestori di identità, i provider. Ecco, io personalmente sono con Poste Italiane, quindi selezioniamo quello. A questo punto devo di fatto inserire le mie credenziali, quindi il nome utente nel mio caso è la mia email, e la password che certifica la mia identità. In questo caso è sufficiente un livello 1, per cui non serve un ulteriore inserimento di altre credenziali. In alternativa, lato destro dello schermo, potrei utilizzare il QR code, quel quadrato così che molti già avranno visto anche in contesti diversi, e con cui poter accedere al servizio. Entro dentro Speed, acconsento al fatto che i dati vengano visualizzati e trattati e mi trovo di fatto dentro il servizio. Allora, qui vedete, ho l'elenco dei certificati che posso richiedere. Qui ad esempio richiediamo un certificato di residenza, quindi seleziono il certificato di residenza, procedo e mi ritrovo davanti ad una interfaccia che mi chiede per quale motivo ti serve il certificato, perché a seconda della ragione poi di fatto il documento è leggermente diverso. Nell'esempio che stiamo vedendo insieme è un atto richiesto da un pubblico ufficio, quindi seleziono con quel bottone blu l'ultima delle opzioni possibili, procedo e vedete che il sistema mi ha definitivamente riconosciuto, quindi ci sono anche dei miei dati in testa alla pagina, e poi la possibilità di scaricarmi il certificato in formato digitale, che ha naturalmente valore di legge. Questo lo faccio, come abbiamo fatto noi, da casa senza alcuna difficoltà. Questo tipo di iter vale per i certificati online, per le visure anagrafiche, e se non ricordo male c'è una videata anche dopo. Ecco, vedete, qui siamo nell'ambito delle visure anagrafiche, ma noterete che l'interfaccia è assolutamente identica, in modo tale che le persone che prendono confidenza con un certo tipo di esperienza utente poi la ritrovano anche in contesti similari. Quindi, dicevamo, certificati online, visure anagrafiche, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Quindi tutto il mondo dell'anagrafe digitale è già disponibile ormai da diverso tempo, questo va riconosciuto al Comune di Trieste, un merito, perché io penso che siano da 7-8 anni che i certificati online sono disponibili sul sito del Comune, accessibili tramite Speed. E qui ci sono gli altri esempi, esatto, poi, no? Dell'anagrafica, come diceva lei, il menu resta uguale, esatto. Qui torniamo invece al sito del Comune. L'idea è ovviamente non è quella di poter rappresentare tutti i servizi del comune o degli altri enti, diciamo una carrellata. Quindi dal mondo dell'anagrafe ci spostiamo nel mondo dell'edilizia privata. Chi avesse voglia e tempo di navigare il sito del comune troverà questa fascia nera dei servizi online in più pagine. Proprio perché una volontà esplicita del Comune è quella di spingere sui servizi online, di promuoverli, certo, quanto più possibile. Certo. In questo caso andiamo sull'edilizia privata, entriamo in un portale dedicato e vedete qui sulla parte sinistra dello schermo abbiamo già una sintesi delle cose che si possono fare, quindi inviare una pratica online, seguire la nostra pratica, consultare gli archivi liberi di pratiche precedenti. Quindi una cosa molto semplice, molto utile, si può scegliere il tipo di procedimento da richiedere o attraverso una ricerca testuale o attraverso una tendina che è quella in basso. Noi selezioniamo la richiesta di una pratica, anche in questo caso l'accesso avviene tramite Speed, quindi clicchiamo sull'icona blu Speed, esattamente, e ci ritroviamo, vedete, nella stessa interfaccia di prima. Quindi adesso, senza dilungarci troppo, seleziono il mio gestore e come prima accedo poi al servizio vero e proprio. Vedete in alto a destra il sistema mi ha riconosciuto, quindi io sono dentro il mio profilo e qui poi posso scegliere le varie opzioni di procedimento che il comune mi mette a disposizione.
Andiamo avanti, dal mondo dell'edilizia passiamo al mondo del commercio. È bene ricordare che tutti i servizi online non sono soltanto, come dire, rivolti ai cittadini, ma anche alle imprese. La volta scorsa ricordavamo che SPID è stato anche esteso come modalità d'uso sia ai privati, ma anche ad uso professionale, no? Persone giuridiche di qualsivoglia natura. E quindi in questo caso selezioniamo non più l'anagrafe, ma il commercio, sempre nelle aree tematiche, ed andiamo a cliccare su SUAP, l'ennesimo acronimo che sta per Sportello Unico Attività Produttive. Che è quello in basso al centro. Esattamente quello. Quando poi parleremo del sito, vedremo che nella home page del sito c'è una maschera di ricerca bella evidente. Bella evidente, sì, perché l'idea è che uno, senza magari addentrarsi nella navigazione, possa subito cercare le cose che più gli servono. Vedete che l'interfaccia è sostanzialmente identica a quella dell'edilizia, anche se parliamo di argomenti completamente diversi. A sinistra avete un'evidenza delle cose che si possono fare attraverso questo portale, e quindi poi l'iter è identico all'esempio precedente. Scelgo l'attività che vi interessa, quindi scelgo il tipo di pratica che come partita IVA intendo inoltrare verso il comune, quindi proseguo, e qui vedete, a seconda della tipologia di attività produttiva che il singolo gestisce, che sia il commercio, l'artigianato, l'intrattenimento, l'agricoltura, eccetera, eccetera, seleziona la categoria di pertinenza e poi procede con la richiesta del procedimento. Ecco, questi passaggi ci permettono di capire come siano allacciati i siti che si rivolgono poi al portale unico SPID attraverso il Comune di Trieste, come il sito del Comune di Trieste, come abbiamo fatto per esempio qui, poi si finisce sempre in quella autenticazione attraverso SPID. Assolutamente sì, è proprio il vantaggio che dicevamo la volta scorsa, no? Un'unica credenziale che ci permette di accedere a tutto l'universo dei servizi. L'altra grande sfida su cui noi siamo come in SIEL concentrati insieme agli enti e quindi insieme al Comune di Trieste è il once only cosiddetto, cioè termine tecnico ai noi inglese che sta a significare che il cittadino non deve inserire nelle interfacce, no, dei servizi che stiamo vedendo, delle informazioni, dei dati che la pubblica amministrazione in qualche modo già possiede. Fra qualche istante vedremo un esempio riferito all'ACI, e magari lo possiamo anche vedere, oppure ci arriviamo con calma, però ve lo anticipo. Grazie per queste informazioni su SPID, ma per piacere può spiegare più lentamente. Va bene. È che il tempo è poco, no? È cose quello, da quello. Ahimè, quindi purtroppo, esatto, in mezz'ora cercare di farvi avere tutte queste informazioni non è semplice, ma proveremo davvero a spiegare con più calma e tranquillità proprio per farvi capire al meglio. La persona che ha scritto che comunque ci vedremo per 7 settimane insieme e riprenderemo. Non è una minaccia, eh? No, ma riprenderemo. È un impegno. Di non annoiarvi. Assolutamente, no? Ma cercheremo davvero di riprendere poi di volta in volta anche gli argomenti trattati in precedenza, proprio per cercare di ritrattarli e di spiegarli al meglio e approfondire, insomma, anche eventuali dubbi che poi potranno sorgere con altre domande. Vi invito anzi a continuare a mandare sms, eventuali mail che la redazione raccoglierà e ci farà avere per potervi poi rispondere anche nella prossima puntata a tutti i dubbi. E vi ricordo appuntamento sempre mercoledì. Servizi online o vado avanti? Andiamo avanti. Ok, servizi online in salto. Siamo sempre per entrare anche quelli con i bandi e i concorsi, per fare un esempio, la procedura. Esattamente, è la questo qui forse vale la pena ricordare, sì. E anche i concorsi online, quindi chi volesse partecipare ad un concorso indetto dal Comune di Trieste, vedete la fascia nera di cui parlavamo prima, in questo caso selezioniamo bandi e concorsi e come prima iniziamo un percorso guidato per cui seleziono un concorso che mi interessa seguire, approfondire o a cui partecipare, entro con SPID e poi ho l'evidenza. E come prima, come prima, no? Sì. Quindi vedete, gestore, poi l'autenticazione. E poi qui abbiamo in questo caso 3 concorsi a cui oggi, è un dato di ieri questo, un cittadino può partecipare. Dal mondo del comune possiamo spostarci in contesti completamente diversi per far capire, per confermare quanto abbiamo detto in più circostanze, quindi andiamo al mondo dell'INPS. Chi siamo?
eccolo qui, sito dell'INPS, in alto a destra entra in My INPS, quindi tutti i siti della pubblica amministrazione tendono in qualche modo a creare un profilo personalizzato, no? Una pagina ad hoc per ciascun utente. E non è un caso che poi a livello nazionale sia stata introdotta l'applicazione IO, di cui parleremo credo fra due settimane, sono due o tre settimane, proprio perché il senso è quello, no? Cioè ogni singola persona ha un rapporto esclusivo personale con la pubblica amministrazione. Modalità di accesso qua sono diverse, noi ovviamente entriamo con SPID, ma come diceva correttamente l'assessore potremmo entrare anche con la carta d'identità elettronica piuttosto che con altri strumenti. Infatti sopra sono indicati, esatto, anche CIE, esatto, CNS, proprio per poter accedere insomma anche con questi altri strumenti. Esattamente, come sempre seleziono il mio gestore d'identità che è Poste, quindi vado avanti, inserisco le mie credenziali come sempre, e quindi vedete... Rischiamo di essere quasi monotoni, no? Perché poi la modalità, una volta che sia SPID, è sempre la stessa. Allora, perché noi, ecco, insistiamo nel farvi vedere tutto l'iter ogni volta? Per lasciare un messaggio, sostanzialmente. Quei 20 minuti che richiede il crearsi un profilo SPID, richiesti dal profilo SPID, sono ampiamente ricompensati dalla modalità con cui si possono, dalle modalità con cui si può accedere ai servizi. Certo. Quindi l'invito, no, no, che noi continuiamo a fare all'inizio è quello di farsi SPID, perché vedrete che vi tornerà estremamente utile. Nel caso dell'INPS, vedevamo poc'anzi, ad esempio, facciamo un esempio sulla richiesta di indennità di disoccupazione, nel caso dello SPID richiesto dall'INPS il livello è un livello 2, quindi c'è un secondo passaggio, quindi vedete in questa pagina, cioè in questa pagina, in questa videata, io ricevo sul mio telefonino un messaggio, una notifica, quindi controlla il tuo smartphone, il tuo cellulare, vado ad inserire una ulteriore credenziale e a quel punto posso accedere al servizio, quindi nulla di diverso, semplicemente faccio un doppio passaggio con due credenziali invece di una. Entriamo dentro il portale a tutti gli effetti, qui vedete il sistema mi riconosce, vado avanti, entro nel mondo dei servizi e tra i tanti servizi, ecco l'INPS è un mondo, è un universo, no? Per cui potremmo farci una puntata dedicata, però ecco tra i tanti vedete come richiedere l'indennità di disoccupazione. Qua al centro. Esattamente, no? Quindi vedete anche in questo caso è tutto molto, molto lineare e molto semplice. Agenzia delle Entrate. Il discorso è sostanzialmente identico, quindi se vuole possiamo andare via anche un po' più spediti. Anche in questo caso entro con SPID, alcuni esempi, uno fra tutti la dichiarazione precompilata del 730. Certo. No, quindi entro con SPID, vado avanti, il solito discorso. Controlla lo smartphone, quindi un doppio livello di autenticazione, vedete la tua dichiarazione precompilata. Questo è un servizio molto molto apprezzato, è stato uno dei servizi che più di ogni altro ha promosso e incentivato da subito la diffusione di SPID. Per chi non lo sapesse, ma penso ormai siano pochi i cittadini che non lo sanno, il 730, quindi per dipendenti, lavoratori dipendenti e per pensionati, è precompilato, quindi senza spendere un euro di CAF, di commercialista, certo, una persona avendo SPID va, verifica i dati, conferma ed ha risolto anche questo aspetto. Altri esempi, se abbiamo il tempo di vederli. Tessera sanitaria, vedo. Giusto? Sì, in realtà poi di sanità parliamo, ecco questo qua è sempre un servizio dell'Agenzia delle Entrate e quindi noi possiamo richiedere il duplicato della tessera sanitaria piuttosto che del codice fiscale, possiamo chiedere il rimborso del canone RAI, canone di abbonamento televisivo, no? Quello che ci viene addebitato sulla bolletta elettrica. E quindi vedete che il ventaglio dei servizi è estremamente ampio. Allora abbiamo 2 minuti scarsi, facciamo un passaggio veloce sull'ACI, sì, e poi lascio chiudere all'assessore. Assolutamente sì, come dicevamo prima il concetto di once only, allora se io entro ad esempio nel portale dell'ACI, do per scontato che l'ACI, la motorizzazione, il PRA
già conoscano i miei dati e banalmente di quali veicoli io sono proprietario. Allora, lo vediamo a video. Sito dell'ACI. Ecco qua, sito dell'ACI. Eccolo qua, qui. Questo. Accedi o registrati. Noi accediamo ovviamente tramite SPID, quindi in basso verso la sinistra. Grazie mille per le informazioni che ci state dando, utilissime e chiare. A Tele4 chiederei di fare delle repliche di queste validissime lezioni in varie ore della, immagino, giornata. Sì, poi questo ci però ci sono delle repliche, no? Studiare. Per cui magari daremo anche conto delle repliche. Lo ricordiamo, quindi ACI, ad esempio, bisogna pagare il bollo? Quindi io entro dentro SPID, riscontro... Come si può accedere al fascicolo nazionale sanitario? Ho già lo SPID. Ecco, magari ce la teniamo poi la prossima volta. Assolutamente, abbiamo ormai siamo ormai in chiusura. Ecco, questa è la pagina dell'ACI. E quindi poi uno sceglie e paga il bollo. Non mi rimane che salutarvi, assessore. Sì. La prossima volta tratteremo proprio di Sesamo. Io volevo solo fare un piccolo commento. Cosa è emerso da ciò che abbiamo fatto vedere? Anche la semplicità, il fatto di quanto siano intuitivi questi portali, proprio per far sì che il cittadino vi possa accedere davvero nel modo più semplice possibile, perché, come già ho detto prima, si cerca davvero di...